stamattina vi volevo presentare una bevanda, un prodotto diciamo che va per la maggiore in questo momento, se ne parla tantissimo sia su social che su le riviste anche specialisti del settore erboristico, perché è appunto il tè matcha. Il tè matcha che è un alimento, una bevanda diciamo, no? Pregiatissima perché fa parte della categoria dei tè verdi, quindi è un tè molto molto pregiato, viene appunto coltivato sia in Giappone che in Cina, e questo tè ha delle caratteristiche, è un tè verde innanzitutto, ma ha delle caratteristiche leggermente diverse ai tè verdi che comunemente abbiamo utilizzato, bevuto fino ad oggi. Quindi innanzitutto viene lavorato e viene reso appunto polverizzato, quindi questa polvere finissima micronizzata che poi vi farò vedere appunto come si prepara. E oltre a questo è proprio diciamo la caratteristica che lo evidenzia di più è il fatto che è molto pregiato, in quanto prima di essere raccolto, una quindicina di giorni prima della raccolta, viene coperto con dei teli, queste foglioline giovani di tè verde, vengono coperte dei teli ombreggiato, si dice appunto un tè ombreggiato, e viene appunto i 20 giorni prima, la foglia non viene a contatto diretto alla luce del sole e quindi gli dà delle caratteristiche particolari, tra cui appunto questo colore verde brillante molto intenso, perché è dovuto dalla ricchissima quantità di clorofilla che contiene. E poi appunto il tè matcha ha per esempio tantissimi sali minerali, tantissime vitamine, per esempio contiene tanto ferro, tanta vitamina D3, tantissima vitamina C, tantissima A, la vitamina E, e quindi è un tè benefico che secondo me va benissimo per il momento della stagione che stiamo attraversando, perché essendo appunto il passaggio, ora siamo fine inverno, inizio primavera, è un tè che ha delle caratteristiche, ora vi elencherò, molto molto particolari da utilizzare in questo momento della stagione in corso. Allora, innanzitutto è un tè come tutti i tè verdi che ha un beneficio sulla parte dell'effetto fortemente drenante dei liquidi e delle tossine, perché essendo ricco in minerale appunto drena tantissimo l'organismo, ha un'azione fortemente antiossidante, anti-invecchiamento sulle cellule appunto del nostro organismo. In più ha questa capacità di tonificare a livello proprio di memoria, di concentrazione, quindi io lo chiamerei appunto un tè rivitalizzante, no? Stimolante e energetico, quindi quando siamo più stanchi, un po' più giù, più stressati, che secondo me, visto anche il passaggio della stagione, l'organismo tende a avere queste caratteristiche, è molto adatto da fare ora, in questo momento della stagione. Io ve lo consiglio la mattina, perché secondo me è un tè benefico, un alimento che va fatto al mattino, si prepara questa bella bevanda calda e si sorseggia appunto durante la prima colazione. Una cosa molto simpatica, molto carina da dire il tè matcha, è che tantissimi chef anche a livello nazionale, internazionale, lo essendo in polvere micronizzato, lo utilizzano anche per ricette di cucina molto molto particolari, e quindi insomma ha molteplici utilizzi. Io ve lo consiglio di ve lo propongo di assaggiarlo, perché è un tè secondo me molto molto valido.